Video lezione di storia. Il regno dei Franchi. I Franchi, il papato e Carlo Magno. Parole chiave. Staffa. Anello per i piedi del cavaliere garantiva la stabilità. Pagano. Persona o popolo politeista. Unzione. Investire ungendo con olio consacrato. Papa re. Al potere spirituale si aggiungeva quello temporale. Dinastia. Serie di re di una stessa famiglia. Feudo. Territorio, bottino dato ad un vassallo. Servi della gleba. Schiavi legati alla terra. Dov'è quel Carlo che d'Europa il pondo libra e corregge nell'immensa mole? Germe sublime d'arbore fecondo e di bere eroina inclita prole. Né suoi bei giorni si raddoppia il mondo, né mai tramonta ov'egli impera il sole, poiché aggiunti materni ai patrii regni, lo scettro stende oltre gli erculei segni. Angelo Maria Ricci. La penisola iberica all'inizio dell'VIII secolo era stata conquistata dagli arabi. Nel 732, con la battaglia di Poitiers, Carlo Martello, capo dell'esercito dei Franchi, respinge gli arabi. I Franchi erano un popolo germanico che aveva conquistato la Gallia romana e si convertì presto al cattolicesimo. Erano guerrieri invincibili grazie all'uso della staffa. Grazie a questa, infatti, potevano combattere da cavallo anche con pesanti armi, come grandi lance con cui puntavano al petto dei guerrieri avversari. I Franchi erano abili guerrieri ed avevano abbracciato il cattolicesimo. I Longobardi e i Bizantini, che dominavano la penisola italica, erano in lotta con la Chiesa. I papi si rivolsero ai Franchi per liberarsi degli avversari. La dinastia carolingia. Pipino il Breve, figlio di Carlo Martello, ereditò il titolo di maestro di palazzo. Si fece poi proclamare re dei Franchi e richiese al papa Stefano II l'unzione. In cambio dell'unzione, che rafforzava il potere di Pipino facendolo discendere direttamente da Dio, i Franchi conquistarono la Longobardia. Pipino il Breve regalò i territori conquistati ai Longobardi al Papa, rendendo così il Papa anche re con un proprio regno, lo Stato della Chiesa. Carlo Magno. I Longobardi ripresero il nord e centro Italia. Il figlio di Pipino, Carlo Magno, assediò la capitale del regno longobardo Pavia e nel 774 trasformò la Longobardia in regno franco d'Italia. Carlo Magno, col titolo di protettore della cristianità, iniziò a combattere i popoli non cristiani per convertirli. Sconfisse quindi i Sassoni, popolo germanico, ma non riuscì a sconfiggere gli arabi. Il Sacro Romano Impero. Il giorno di Natale del 800 d.C. Carlo Magno fu incoronato dal Papa Leone II imperatore del Sacro Romano Impero. Sacro perché cristiano, romano in quanto erede dell'Impero Romano, impero in quanto un esteso insieme di territori e popoli diversi in un'entità statale. Organizzazione familiare. L'impero era fondato sul legame tra gruppo e capofamiglia. La famiglia includeva tutte le generazioni viventi, amici, servi, schiavi. Il capofamiglia aveva su tutti potere, detto mundio, e doveva proteggerli. I giovani maschi, vassalli, facevano assieme a lui guerre e razzie in cambio di benefici. Il signore dei signori. I capofamiglia non dovevano obbedire al re,
ma giuravano annualmente fedeltà come suoi vassalli a formare una famiglia combattente, in cambio di parte del bottino di guerra. Il beneficio che ne ricavavano poteva essere un territorio, feudo, o l'immunità giudiziaria. Carlo Magno si riservò il potere di togliere ai vassalli i benefici e vietò loro la successione. Il sovrano poteva emanare leggi per tutto l'impero. Divise il territorio in province con feudi e benefici. Le province si chiamavano Marche, quelle lungo i confini, e Contee, le altre, governate da conti. Parte del feudo era coltivata come un'azienda agricola. L'organizzazione prevedeva la casa del signore, la chiesa, il frantoio, il mulino e i campi, coltivati gratuitamente dai servi della gleba. Questa parte era la dominica. La massarica, invece, era l'insieme delle terre affittate ai contadini liberi, in cambio di prodotti e di lavoro. Inoltre, i contadini liberi dovevano pagare per l'uso delle macchine e non potevano usare i boschi. Le corvée. Alcuni giorni alla settimana i massari dovevano lavorare gratuitamente per il signore. Per maggiori approfondimenti consigliamo Mondi medievali, Rai Cultura, Dizionario storico Svizzera.